Abbiamo subito la possibilità di riscattarci, dai, purtroppo non si è riusciti a mettere in campo quello che avevamo preparato in settimana. La prestazione, come avete detto, non è stata positiva, ne siamo consapevoli e quindi già dal lavoro settimanale dovremmo cercare di dare tutti qualcosina in più. Io penso che innanzitutto ci sia da considerare il valore dell'avversario che è indiscutibile, insomma, sono stati costruiti come squadra per un campionato di vertice e comunque la qualità dell'avversario in campo si è notata. In più, da parte nostra c'è stata non una buona reazione alle difficoltà che ci hanno posto i nostri avversari, insomma, quindi siamo stati un po' rinunciatari, ecco, eravamo un po' con le spalle al muro senza riuscire a reagire. E quindi penso che ci sia soprattutto da lavorare su quello che sono le cose che dobbiamo fare noi, al di là di quello che è l'avversario, quindi di rispondere colpo su colpo con le nostre qualità, insomma. Diciamo che sono stato meglio, sicuramente sono stato meglio, ma al di là del periodo da cui vengo, degli infortuni vari, comunque è stata anche una preparazione un po' per tutti particolare, lunga, senza partite vere fondamentalmente. E quindi io penso che in generale, anche a livello di squadra, per arrivare a una condizione top ci voglia ancora un po'. Però come per noi e anche per le altre squadre, quindi non è sicuramente una giustificazione. Ma diciamo che io sì, negli ultimi anni specialmente ho occupato quel ruolo lì, ma col mister e con la squadra, insomma, ne abbiamo anche parlato, non è un problema di ruolo, perché poi comunque magari si può anche pensare che si è fatto qualche passo indietro a livello di gioco rispetto ad altre partite, quindi non è il ruolo che incide, ma è il modo in cui si interpreta il ruolo, chiunque scenda in campo, una mentalità più di squadra che di singolo. Comunque sono passate 5 partite, ci sono state buone prestazioni, altre meno buone, sicuramente come quella di domenica, i risultati non sono arrivati, però per parlare di crisi o dire ormai è ora di vincere, secondo me non è ancora il caso. Noi sicuramente, al di là dell'avversario che andiamo a incontrare, vogliamo fare punti, vogliamo vincere, vogliamo fare gol, vorremmo che tutti gli attaccanti si sbloccassero perché comunque anche in questo le stagioni svoltano in poco. Non è un problema di attaccanti, di difensori, di chi gioca, chi non gioca. A volte basta un pizzico anche di fortuna magari per svoltare una stagione. E quindi sabato è un'occasione per noi molto importante che vogliamo cogliere.